gli ospiti che festeggiano con noi questa serata, ma prima vogliamo intanto ringraziare chi doveva essere su questo palco per motivi completamente diversi non può esserci. Ron è impegnato in una registrazione televisiva ad Assisi, un programma che andrà in onda solo agli uno, che è arrivata prima di quando era previsto, quindi gli impegni televisivi sono fondamentali e comunque lo ringraziamo perché era veramente pronto a suonare con tutto quanto. E poi le bici Pancras, che invece hanno avuto un problema ben più grave, ben più grosso, una cosa molto brutta, un lutto di Paletta, che purtroppo è mancato il papà 2 giorni fa, e quindi noi veramente li ringraziamo di cuore per la disponibilità e ci associamo a loro dopo. Facciamo un applauso alle bici Pancras, che veramente... Però ci sono amici che questa sera sono qui con noi. Il primo è stato anche uno dei primi a portare la musica ska in Italia. Aveva fatto un disco pazzesco, rivoluzionario, anche se aveva preso canzoni degli anni 60, si chiamava Italia Graffiati. E nel 1983, quando noi ci eravamo appena formati, andavamo in vacanza a Rimini tutti insieme, mozzi di tutte le varie città, e andavamo ogni sera a Bandiera Gialla. Bandiera Gialla era il titolo dell'album che era appena uscito di questo grande artista, e aveva come sigla finale un brano che era un programma televisivo che andava su Italia 1, curato da Red Ronnie. E Red Ronnie, oltre a farci sempre entrare tutti quanti gratis, perché stavamo bene nell'ambiente a ballare musica di 60 eccetera, mise sull'immagine della sigla finale Bob Modo di Trento e io che ballavamo questo pezzo ska, che adesso ascolteremo insieme. Il maestro della musica leggera italiana, della musica pop italiana, qua con noi, Ivan Cattaneo! Ciao a tutti! Indovinate cosa vi cantiamo in questo momento? Il pezzo più ska che io abbia fatto. Penso che mi è rimasto talmente addosso che io ormai non lo chiamo più una zebra qua, lo chiamo una lebra a Bois, ma con molto piacere, una zebra a Bois.